Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. Aggredisce la moglie e la mette alla porta. L'intervento della polizia a Xirbi. Caltanissetta per Caltanissetta, il volontariato per una città solidale. Nell'Agrigentino, falsi invalidi, arrestati 10 medici. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Aggredisce la moglie e la mette alla porta. Intervento della polizia a Xirbi. Nella serata di ieri, le volanti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio sono intervenute a Xirbi dopo una segnalazione al 113. Una donna 55enne dichiarava agli agenti che il proprio compagno convivente, rientrato a casa ubriaco, dopo averla aggredita le causava una ferita al braccio, la spingeva fuori di casa e si chiudeva dentro a chiave. All'arrivo dei poliziotti l'uomo avrebbe urlato il proposito di suicidarsi, così decidevano di sfondare la porta accedendo. All'interno dell'abitazione gli agenti sarebbero stati aggrediti dal protagonista della vicenda che veniva bloccato dopo una breve colluttazione. La donna, cardiopatica, prelevava dall'abitazione alcuni effetti personali e delle medicine e veniva accompagnata dagli agenti presso l'abitazione di alcuni parenti. I due agenti hanno riportato contusioni guaribili in 5 giorni. L'uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce ed ingiurie. Guardia di Finanza in festa per San Matteo. Oggi è San Matteo, una giornata importante per la Guardia di Finanza. Quale messaggio emerge in una ricorrenza del genere, al di là, diciamo, del calendario? Ma, diciamo, è un momento in cui noi siamo soliti raccoglierci in preghiera, da un lato, perché insomma è un momento anche di ricordo e di onore per San Matteo, ma al tempo stesso è un momento in cui si ricordano quei sono i motivi, insomma, il nostro spirito di corpo, di appartenenza e di orgoglio per appartenere appunto a un'istituzione come la Guardia di Finanza, che in questo momento è protagonista, insomma, di tante attività importanti per il Paese. Un impegno importante anche a livello territoriale? Sicuramente sì, poi questo è un territorio particolare nel quale, insomma, noi dedichiamo ogni giorno il nostro massimo sforzo, ecco, per cercare, come dicevo poco fa alla fine della messa, appunto, di dare il nostro contributo per l'uscita anche da questa crisi che attanaglia il Paese. Si ricorda anche chi con sacrificio affronta questa professione? Certo, sì, anche perché insomma siamo... Non sempre si riesce a lavorare vicino ai luoghi d'origine, quindi anche questo rientra tra le nostre prerogative, cioè dover girare, dover, ecco, sacrificare a volte qualcosa sul piano personale, ma insomma alla fine lo si fa per l'istituzione. Caltanissetta per Caltanissetta, il volontariato per una città solidale. Caltanissetta per Caltanissetta, il volontariato per una città solidale, incontro a Palazzo del Carmine con l'assessore Cavalleri. Ne parliamo con il portavoce del terzo settore, Filippo Maritato, per fare il punto della situazione. Allora, a questo punto c'è un risveglio. Io penso che siamo stati un po' in letargo per varie situazioni, sia le istituzioni che anche praticamente le associazioni. E ci viene data una grossa spinta. Allora, a questo punto ci viene chiesto molto chiaramente una disponibilità di volontariato di tutta l'associazione. Io posso dire che noi come forum del terzo settore, anche come rappresentante del MOVE, quindi raggruppiamo circa 40 associazioni, stiamo proprio lavorando su questo, creare dei progetti, ma più che progetti collaborare con l'amministrazione comunale per poter costruire qualche cosa che fino adesso non si è fatto. Dice: ma noi facciamo questo tipo di sforzo di volontariato, ma cosa chiediamo in cambio a proprio quest'anno? Noi abbiamo chiesto, e già c'è una delibera che già è stata predisposta, dei locali grandi dove andremo a fare la città del volontariato, il villaggio del volontariato, dove vogliamo mettere insieme tutte queste associazioni, perché ci troviamo con delle associazioni che hanno un'esperienza enorme nel territorio, ma che non hanno una sede, una possibilità. Quindi allora, se il Comune, come già si è impegnato, almeno verbalmente, lo andremo a fare questo praticamente, perché c'è la disponibilità della delibera, andremo praticamente a fare questo scambio, questo servizio di volontariato
con praticamente questa struttura che ci permetterà di stare insieme e quindi non solo poterci conoscere tra noi associazione e dare questo servizio al comune che ci viene chiesto. Quali sono le potenzialità del volontariato in una città come Caltanissetta? Guardi, sono enormi. Nessuno sa che praticamente ci sono almeno più, dico 40, quelli che noi raggruppiamo come forum e terzo settore e MOVI, però realmente ci sono tante altre associazioni che non fanno parte né nel forum e nel MOVI, ma sono così che io conosco veramente, che fanno un servizio capillare. Allora praticamente tutte queste persone vogliono essere aiutate perché sono quelle che hanno il rapporto diretto con chi ha più bisogno da tutti i vari generi, su 360 gradi. Quindi allora a questo punto ci permetterà di costruire insieme. Questo è il motivo principale che ci mette. Ecco perché noi sposiamo completamente questo tipo di iniziativa. Con questo tipo di... Quindi proviamo per un anno a metterci insieme, a lavorare e dare questo servizio. Però il Comune si deve impegnare a permetterci di stare insieme. Questo favorirà molte persone. Fiera di San Michele con cuore e gusto. Sarà una fiera di San Michele con cuore e gusto, in prima linea la Proloco. Sì, cuore e gusto 100% siciliano verso l'Expo 2015 e l'amministrazione ha dato in carica alla Proloco di organizzare questa esposizione di prodotti di eccellenza del territorio, ma non solo di Caltanissetta ma di tutto il territorio nisseno. Come molti sanno, il prossimo anno sarà l'anno dell'Expo che è un evento internazionale importantissimo e il nostro territorio non poteva mancare. Saranno esposte e sono stati chiamati quanti hanno prodotti alimentari di eccellenza perché il tema dell'Expo, che è nutrire il pianeta, naturalmente è mirato all'alimentare. E organizzeremo, abbiamo già più di 50 espositori, organizzeremo questa cosa all'interno della Villa Amedeo il 26, il 27, 28 e 29 di settembre, diciamo insieme alla Fiera di San Michele. Sarà un appendice alla fiera, inizierà sabato pomeriggio con l'inaugurazione alle 18:30 e si concluderà la sera di lunedì di San Michele. È un'importante manifestazione, un primo passaggio verso l'Expo che già comunque la Proloco aveva fatto a ottobre del 2013 con un convegno e siamo contenti che ci si prepara per portare non solo i nostri prodotti genuini all'Expo del 2015 ma può essere una vetrina per esportare le bellezze culturale e patrimoniale del nostro territorio in modo da essere punto di attrazione per il turismo. Questo è un territorio che si conferma con grosse eccellenze enogastronomiche. Sì, si conferma, diciamo che oggi l'alimentare e la nutrizione del pianeta è un grande tema, importantissimo, perché l'aumento della popolazione continua in modo esponenziale, naturalmente ci pone davanti a dover decidere quale tipo di alimentazione e qual è l'alimentazione più genuina per l'uomo in quanto tale. E l'Expo sarà un momento importante di dibattito su questi temi. Noi che siamo stati per tanti anni, diciamo, come dire, la culla del grano, no? Perché dove che abbiamo le olive, che abbiamo le mandorle, quindi prodotti di grande qualità e molto genuini, possiamo e dobbiamo giocare un ruolo importante. La Sicilia ha già un suo spazio prenotato all'Expo e noi saremo all'interno di questo diciamo, piano regionale siciliano con le nostre qualità eccellenti e le stiamo valutando e le esponiamo attraverso questo anche nostra manifestazione di settembre. Borsa e scambio del minerale del fossile a Caltanissetta. Borsa e scambio del minerale del fossile nel weekend al Palacarelli di Caltanissetta, un appuntamento che ha richiamato un massiccio numero di espositori ed appassionati della materia. Siamo in un luogo che è chiaramente vocato a ricevere manifestazioni di questo tipo. Siamo al centro del palazzetto dello sport di Caltanissetta dedicato a Giuseppe Carelli. E chiaramente la location ci ha consentito di andare anche oltre la semplice estensione di minerali e fossili, nel senso che siamo riusciti a creare una piccola galleria d'arte dove sono esposti quadri, fotografie antiche di miniere, e abbiamo un piccolo il cosiddetto agnone della cultura dove saranno declamate delle poesie, ma naturalmente ci sono partecipazioni di espositori che provengono un po' da tutta la Sicilia, abbiamo anche qualcuno che viene dal nord dell'Italia.
e naturalmente anche quest'anno abbiamo riproposto una mostra tematica dedicata quest'anno ai minerali provenienti dal bacino minerario solfifero di Grotta Calda, Floristella, Pietragrossa e Gallizzi, da dove sono venute fuori delle celestine spettacolari e dei gessi altrettanto belli, ma diciamo noi, siccome vogliamo affermare non solo la mineralogia come scienza e come diciamo campo applicativo, ma vogliamo come dire creare attenzione attorno a quelli che sono i temi delle scienze della terra e della tradizione mineraria, vediamo della documentazione fotografica, la famosa visita del Duce alla miniera Grotta Calda, qui ricordata addirittura con un busto del Duce fatto ricavato nello zolfo. Chiaramente queste testimonianze vogliono semplicemente ricordare quella che è la nostra storia, non hanno altri significati. Belle sono pure le testimonianze portate da questi pittori, tutti i temi riguardanti la sofferenza dentro le miniere, ed è chiaro che sono aspetti che appartengono all'uomo e appartengono all'uomo siciliano, perché ha vissuto queste esperienze talvolta belle, talvolta drammatiche e tragiche, che però hanno segnato la nostra storia nel bene e nel male. Abbiamo lampade un po' distribuite dappertutto, lampade da mineria, strumenti topografici, diciamo c'è un po' di tutto, ci sono tanti elementi, ma soprattutto quello che mi piace ricordare è che l'esserci apparentemente allontanati dalla scuola Mottura è una cosa semplicemente fisica, ma non lo è assolutamente in via concettuale, perché questo è un momento di aggregazione. Non a caso tutte le associazioni che si possono considerare eredità del mondo materiale e immateriale delle solfare sono oggi qui presenti e partecipano in maniera attiva, ognuno di loro ha portato un contributo, e questo momento di aggregazione vorremmo che durasse ben oltre i 3 giorni della mostra, con l'adozione di iniziative parallele, similari, riconducibili anche a questa mostra, per affermare questa tradizione, per richiamare i giovani verso i temi della scienza della terra, delle miniere solfifere siciliane. Ecco, questa è la nostra storia, se riusciamo a non dimenticarla e a tramandarla ai nostri figli avremo centrato un obiettivo, sperando di valorizzare al punto da creare addirittura dei posti di lavoro, cosa che altre regioni, anche d'Italia, ma soprattutto di altre parti del pianeta, riescono a fare. Ecco, a noi non ci manca né il cuore per farlo né la testa, semplicemente dobbiamo metterci d'accordo e lavorare insieme in un clima di piena condivisione. Diritto allo studio non è una parola che passa dalla porta di una classe con 42 alunni, nota della Rete degli Studenti Medi. Curiosa vicenda in una classe del liceo Manzoni di Caltanissetta, formata da soli 42 alunni, di 4 disabili. Per la Rete degli Studenti, che ha diffuso una nota, una situazione insostenibile. Il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio, aveva annunciato a inizio estate una riforma edilizia che avrebbe risanato la scuola da cima a fondo, che avrebbe investito 1,5 miliardi per mettere a posto la gravosissima condizione edilizia degli istituti di tutta Italia. Nello stesso documento si legge: «È chiaro che diritto allo studio non è una parola che passa dalla porta di una classe con 42 alunni», ribadisce Andrea Manerchia, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Sicilia. È incredibile che succeda proprio in Sicilia, proprio in una regione come la Sicilia, che presenta un tasso di dispersione scolastica del 24,8%, con picchi del 29% e 30% nelle province più disagiate. Adesso ci spostiamo nell'Agrigentino. Falsi invalidi, arrestati 10 medici. Agrigento, sono 19-10 medici le persone destinatarie dell'ordinanza cautelare del GIP Ottavio Mosti, emessa su richiesta del procuratore Renato Di Natale, dell'aggiunto Ignazio Fonso e del sostituto Andrea Maggioni, relativamente a un'inchiesta che riguarda falsi invalidi. Per 6 è stata disposta la custodia in carcere, per 8 gli arresti domiciliari e a 5 indagati è stato imposto l'obbligo di presentazione a polizia e carabinieri. Gli indagati sono complessivamente 101, i reati ipotizzati, corruzione, falso e truffa aggravata. Durante le indagini acquisite anche le riprese audiovisive su diverse persone ritenute invalide. L'indagine è partita da fonti confidenziali o da anonimi che sono stati accuratamente vagliati dalle forze di polizia, in particolare dalla Digos, la quale poi ha riferito alla procura con diverse comunicazioni di notizia di reato che sono state a sua volta vagliate dal sostituto che si occupava dell'inchiesta e che hanno portato alla richiesta di misura cautelare che è stata accolta per la massima parte dal GIP.
Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. La legge 24 non si tocca, manifestazione con i Cobas a Palermo. La legge 24 non si tocca, lo dicono i Cobas che hanno programmato una manifestazione a Palermo. Sì, dici bene, la legge 24 non si tocca. Voglio ricordare che la legge 24 come la legge 25 sono due articoli di legge che ad oggi sono gli unici due articoli reali di tutela del lavoratore alla formazione professionale. È per questo che noi abbiamo deciso domani mattina di scendere in piazza a Palermo a manifestare questo malessere generale e continuo che continua a ripetersi da oramai da svariati anni. La realtà è che oggi abbiamo centinaia di lavoratori della formazione professionale non solo sospesi o licenziati, ma addirittura non percepiscono la loro retribuzione. Ricordo che la legge 24 è la tutela prevista dal contratto nazionale del lavoro per quanto riguarda l'operatore della formazione professionale che garantisce tutto il sistema occupazionale del lavoratore, quindi dal momento in cui viene assunto ad oggi. Voi avete chiesto anche un incontro a livello locale con il sindaco di Caltanissetta e i capigruppo del Consiglio Comunale sulle problematiche che da anni attanagliano, scrivete in un documento, tutti i settori lavorativi e produttivi del capoluogo nisseno. Sì, dici bene, la stessa proposta, lo stesso documento lo stiamo predisponendo in tutta la Sicilia, in tutti i vari comuni dove noi siamo presenti. Ovviamente io mi adopero per Caltanissetta, quindi lo predispongo per il comune di Caltanissetta, perché pensiamo che nessuno può esimersi dalla responsabilità che tutti hanno nei confronti dei lavoratori, non solo della formazione professionale, ma del lavoro privato, del lavoro pubblico. Oggi noi ancora una volta riviviamo le stesse paure che abbiamo già passato, cioè di tutto si parla, di tutto si cerca di occuparsi, tranne della realtà, cioè il lavoro. Adesso spazio alle notizie della moda. È da sempre il suo colore quello che indossa e che variamente propone, ma questa volta gli dedica l'intera collezione. Tutte le sfumature di blu costruiscono la collezione che Giorgio Armani porta in scena per la linea Emporio, dedicata alla prossima primavera-estate. Bianco e grigio, presenti in passerella, sono colori ancella che sottolineano l'intensità del colore principale. Righe e maxi-righe che superano il concetto di marine caratterizzano molte delle uscite e scandiscono geometrie variabili tra shorts e pantaloni molto lunghi e gonne arricciate. Irrompe sulla scena il PVC Bluette, che compare da sotto le gonne o compone abiti a corolla. Accostato al cotone carta, crea un particolare effetto materico. Anche per gli accessori, la scelta è il PVC per borse e scarpe dal sapore sportivo. Divise da lavoro, ma anche tute che si possono indossare successivamente per un aperitivo o per una cena. Sono le proposte che Gentù Cabini lancia in occasione di Milano Moda Donna, all'insegna della comodità, dell'informalità e dell'eleganza. Siamo un gruppo di amici, io sono la designer che ha messo insieme tutte le esigenze di questi amici che sono dei pensatori oltre che dei gran lavoratori, perché ognuno di loro ha deciso che tipo di tuta fosse la sua ideale per poter lavorare comodo, per potersi alzare la mattina e magari andare da in cantiere. C'è Luca Cipelletti che fa l'architetto, Antonio Mondino che è un curatore, ha un archivio d'arte, Roberto Codazzabetta che ha, mi piacerebbe elencarli tutti perché che è un pittore, Massimo Torrigiani che è il nuovo curatore generale del PAC, insomma tanti amici che fanno dei mestieri veri, che si sporcano le mani lavorando e che pensano e per cui hanno bisogno di infilare nelle tasche dei libri, degli strumenti eccetera, per cui il fatto di poter essere comodi, no? Per cui con qualcosa di ergonomico addosso ma nello stesso tempo di raffinato come sia come idea che come materia è una bellissima cosa. Io poi amo le uniformi e credo che sia un bellissimo modo
per pensare. Geometrica ispirata a Luigi Veronesi, un astrattista lombardo, la donna che Angelo Marani immagina per la prossima primavera-estate. Il gioco è stato quello di della trasposizione di delle figure geometriche di Veronesi negli abiti. Creando questo gioco di colori e di tarsie, tutti cuciti insieme in tarsi, stampe, ricami, sui materiali più disparati, partendo dai tessuti tecnici fino alle pellicce di visone. Tra l'altro ci sono delle pellicce di visone bellissime, che ho due pellicciai di Modena che hanno delle mani meravigliose, che producono queste pellicce, perché a Modena c'è una tradizione di pelliceria molto antica, fin dal tempo degli Estensi, e che ho trovato queste due sorelle, che sono delle meravigliose pellicciai, che vedrete delle pellicce che non avete mai visto in vita vostra, delle vere opere d'arte. 1,80 m, misure perfette, un viso di porcellana, e Fonda Guo, la vincitrice del reality Top Model On the Road of Lauren, il contest cinese che offre la possibilità a chi vince di sfilare per Milano Moda Donna. Ciao, I'm Fonda. Thanks for giving me a chance to stand here. Ciao, sono Fonda, grazie per avermi offerto l'opportunità di stare qui. Amo Milano così tanto, sono molto orgogliosa per questo momento e cercherò di fare il mio meglio. Vorrei ringraziare molto per questa grande opportunità, dal mio cuore, dal mio corpo e dalla mia anima. Se avete il sogno di diventare modella, provateci, magari potreste diventare la prossima top model. Please join it and you will be the next top model. Sport, calcio, Serie D, impresa della Leonfortese sull'Acragas. Calcio Serie D, l'Acragas incappa nella prima battuta d'arresto stagionale sul campo della Leonfortese, che già si propone come matricola terribile della categoria. Davanti a circa 2.000 spettatori, la squadra ennese porta a termine una vera e propria impresa. Primo gol al 35esimo. La Leonfortese sblocca il risultato con Candiano, che da distanza ragguardevole supera il portiere agrigentino. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, l'Acragas pareggia con Catania. Sull'1-1 la squadra di casa spinge sull'acceleratore e all'82esimo Caputa approfitta di un lancio corto del portiere e insacca senza esitazioni. Nei minuti finali la squadra acragantina tenta la via del 2-2, ma senza esito. A fine partita grande festa tra i tifosi della Leonfortese, grossa soddisfazione per mister Gaetano Mirto alla presenza numero 100 sulla panchina del club ennese. In classifica avanza il Torrecuso con 7 punti, vittorioso nella tana dell'Interreggio 1-3. La Leonfortese aggancia l'Acragas a quota 6, seguono il Due Torri con 5 punti e 7 squadre con 4. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. È attivo anche il canale 647 di TCS+1 con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento.